Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a parlarvi di 10 cose che non sapete sulla serie TV Orphan Black. Riguardo ai premi, Tatiana ne ha vinti di diversi per le sue interpretazioni in Orphan Black. Nel 2016 è riuscita a vincere un meritatissimo Emmy. Per tutti i termini e gli esperimenti scientifici, gli autori si fanno aiutare da una scienziata di nome Cosima. Indovinate da dove prende il nome uno dei cloni? I titoli degli episodi di Orphan Black sono tratti da citazioni o da opere di noti scienziati. Tatiana Mashlany ha una danza e diverse canzoni per ogni clone da lei interpretato. L'idea della serie è venuta ai creatori molti anni prima, ma hanno dovuto aspettare l'evoluzione della tecnologia per permettere ai cloni di comparire insieme alle scene. Lo scorpione, con cui Elena interagisce nella terza stagione, è reale. Nelle scene con due o più cloni, uno di essi viene interpretato dalla controfigura di Tatiana, Catherine Alexandre. Sono stati tratti diversi fumetti da Orphan Black, i primi cinque portano i nomi dei cloni principali, Sara, Elena, Allison, Cosima, Rachel. Tatiana Mashlany, Sara & Co. impiega circa un'ora e mezza per passare da un clone all'altro nella fase di trucco. Alla fine della prima stagione di Orphan Black, Tatiana Mashlany ha dovuto fingersi triste per la morte di Elena. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici. Io vi ricordo di seguirmi in descrizione e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornato sui contenuti che porterò. Noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video. Un bacione ed un abbraccio, bella a tutti!